Ciao ragazzi, che cosa hanno detto Samuele Ricci e Mergim Vojvoda recentemente, rilasciando dichiarazioni sia a Torino Channel che a ridosso dell'amichevole persa contro la Cremonese riguardo al lavoro che è stato fatto in questo ritiro, e ci hanno dato alcuni spunti di discussione che convogliano poi sul tema Vanoli. Come è andato questo primo mese con il nuovo mister? Quali sono gli input che sono stati dati dall'allenatore alla squadra? Perché di conseguenza possiamo arrivarci noi, ragionando, la squadra ha avuto delle difficoltà soprattutto nello sviluppo del gioco in queste prime amichevoli, fermo restando che poi ci sono degli aspetti da considerare, tipo la condizione fisica, il fatto che i carichi potrebbero essere pesanti, più pesanti rispetto magari ad altri tipi di preparazione, e insomma già nelle amichevoli che giocheremo questa settimana contro Lione e Metz si spera di vedere qualcosina in meglio. Così possiamo anche tracciare una linea alla fine della prima parte di una preparazione che è stata svolta in montagna e che proseguirà al Philadelphia e terminerà di fatto con l'esordio in Coppa Italia contro il Cosenza. Parole interessanti sia quelle di Vojvoda nel post Cremonese che quelle di Ricci, che potete appunto recuperare su Torino Channel. Ora le vediamo insieme, le commentiamo, ma prima di cominciare vi chiedo per favore di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campana degli aggiornamenti, di lasciare un like al video, e se volete acquistare kit di calcio di qualità a basso prezzo, primo link in descrizione, maglie Calcio Italy su Instagram, contattateli, e se acquistate qualcosa utilizzate il mio codice sconto falso 9. E poi se insomma se volete poi darmi anche un feedback, li recepisco molto molto volentieri. Parto da Vojvoda. Vojvoda ormai è stato insignito, diciamo, di uno dei ruoli di leader della squadra. C'è stato questo spostamento, quindi un cambiamento anche a livello tattico, con il kosovaro che di fatto viene considerato ormai come braccetto di destra. Vojvoda nel post Cremonese ha fatto un'analisi molto semplice di quello che è successo in ritiro. Dice: rispetto a Juric abbiamo cambiato tutto, Vanoli ci chiede possesso, ci chiede palleggio, ci chiede di sviluppare un certo tipo di gioco e di farlo anche velocemente. Non è paragonabile a quello, al lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 3 anni, ma non con accezione negativa, nel senso che proprio le consegne alla base sono diverse, quindi, dice Vojvoda, fa sottintendere, dobbiamo ancora entrare nel mood giusto. E io qua mi pongo già e vi pongo una domanda: ma se negli ultimi 2 anni spesso ci siamo ritrovati a dire che questa squadra non era adatta a palleggiare, a costruire il gioco, perché non eseguiva proprio quello che chiede Vanoli, cioè uno sviluppo molto più rapido, 2 passaggi ci si butta dentro, 2 passaggi si va al tiro, cosa sulla quale chi era Pinzolo live può confermare, Vanoli ha insistito tanto in questi giorni. Cosa fa pensare al mister che lo stesso gruppo possa invece con lui cambiare attitudine? Cioè, mi spiego, se questa rosa non è capace di interpretare un tipo di gioco con Juric, perché dovrebbe essere capace a farlo con Vanoli? O Vanoli è talmente bravo da riuscire a cambiare proprio anche l'impatto dei calciatori, o altrimenti le problematiche a cui andiamo incontro sono sempre le stesse, ed è per questo che si parla di una rosa con 2, 3, forse 4, vedremo cosa succederà a centrocampo, innesti in entrata da fare, con ovviamente almeno altrettante uscite meglio se monetizzate. Quindi ecco, io mi sento di dire solo questo. Poi Vojvoda ha anche aggiunto un paio di considerazioni personali, dice: io mi trovo bene, questo è un calcio che a me piace, che se riusciamo ad assimilarlo possiamo divertirci anche a proporre in campo. Vabbè, speriamo che sia così, perché altrimenti siamo nei pasticci. Ricci invece si è soffermato un po' di più anche sul suo percorso, dice: io sono all'inizio, devo dimostrare molte cose, quindi evidenzia tanta umiltà, magari con il gioco di Vanoli lo farò, quindi le cose che devi dimostrare non sei riuscito a farle con Juric. Per quale motivo? Ecco, qua non c'era nessuno che glielo avrebbe chiesto, perché l'intervista era a Torino Channel, quindi capite anche che gli argomenti toccati, agli argomenti toccati va dato un certo filo, una certa accezione, perché non è che si può dire di tutto sul canale ufficiale tematico del club. Non sono ancora arrivato a nessun punto, quindi devo ancora migliorare tanto.
ma appunto con il gioco di valori magari lo farò. Quindi prima è migliorato, sì, infatti poi c'è un passaggio anche su Juric, ma anche lui stesso si aspettava qualcosa in più. Io sinceramente sì, e ho molta fiducia in Ricci, spero che sia ben riposto, che non mi sbagli. Poi sul ruolo dice, quello del play è un ruolo che mi è sempre piaciuto, ho iniziato da ragazzino a giocare proprio in quella posizione perché mi piace avere compiti importanti, devo far girare la squadra, ma anche gestire i tempi, i palloni passano, se giochi in quella posizione i palloni passano principalmente da te, ma anche in fase difensiva devo avere dei compiti importanti. Juric sta provando me e Linetti in quella posizione, non ha ancora deciso, probabilmente, questo lo aggiungo io, in che ruolo farlo giocare, perché c'è poi un tema anche di mercato che andrà a toccare l'eventuale entrata lì in mezzo. Dice Ricci: nel caso cercherò di fare il meglio possibile per aiutare la squadra, per venire incontro alle esigenze del mister. Anche lui, interpellato su Vanoli, ha detto la stessa cosa di Vojvoda. È un gioco diverso rispetto a prima, con compiti diversi in cui io devo migliorare, dicendo io non ho ancora gli strumenti per un certo tipo di calcio. A me Linetti, ha aggiunto Ricci, dà certe indicazioni, alle mezzali altre, cerca di correggerci un po' tutti perché i ruoli vanno interpretati diversamente rispetto allo scorso anno. Quindi ci sono dei concetti da immagazzinare, cosa che è difficile da fare, perché tornando al discorso di prima, tu mister stai lavorando con un gruppo di persone che quei concetti non li hanno immagazzinati in 2 anni pieni. Perché se togliamo la prima stagione di Juric, dove ci si giocava un calcio diverso, un calcio più aggressivo, appunto proprio sulla riaggressione alta, un calcio proattivo. Poi anche con il cambio interpreti si è cercato di puntare più sul palleggio, sulla proposta, ma non ci si è sostanzialmente mai riusciti. E quando si giocava con le piccole, che si chiudevano soprattutto, noi eravamo probabilmente la squadra più decifrabile della Serie A. Ma se i giocatori sono gli stessi, Ricci compreso, come possiamo fare a sviluppare questo tipo di calcio? Questa è una domanda che io mi faccio dal giorno 1, se mi seguite lo sapete. Poi dice: devo migliorare in personalità e peso in campo. Anche qua è un'indicazione a chi ascolta. Ricci può dare più qualità, ma va messo nella condizione di farlo. Può avere più peso in campo, ma va messo nella condizione di farlo. Poi tralascio il passaggio sulla nazionale che non mi interessa, non chiave toro, che sostanzialmente dice: meglio faccio col toro, più ho possibilità di avere un posto in nazionale. Vabbè, la scoperta dell'acqua calda. Sul mercato ha detto: non ho mai pensato di andare via, non ha parlato di offerte, ma sappiamo che ce ne sono state. Ha ringraziato Juric, poi un passaggio anche su Zapata Capitano. Si era parlato anche di Ricci, una possibile fascia per Ricci, ma ha detto: lui è un esempio per come lavora e per come tutti i giorni ci tiene sul pezzo, quindi facendo sottintendere che anche lui, che viene considerato uno dei leader dello spogliatoio, è comunque d'accordo sull'investitura. Zapata ha detto: per l'Europa noi ci vogliamo provare, quindi bravo, bravo, ha dichiarato un obiettivo. Così come aveva fatto anche Zapata in una dichiarazione ripresa poi anche da Torino Channel, quindi ci sono dei giocatori che ci credono, così come c'erano anche l'anno scorso. Tuttavia, l'anno scorso probabilmente a crederci meno rispetto ai giocatori era l'allenatore. Quindi qua bisogna vedere Vanoli, posto che è una premessa che vabbè, non dovrei farla, ma la faccio. E poi conta come finisce il mercato e che rosa consegna l'allenatore, ma questo vale per Vanoli e vale per tutti. Però ecco, l'anno scorso a un certo punto sembrava ci credessero più i giocatori che non l'allenatore. Su Vanoli ho avuto una grande impressione, ha chiuso Ricci, un allenatore molto preparato, se capiamo i meccanismi ci divertiamo, abbiamo tutti un buonissimo rapporto con lo staff. Quindi Ricci conferma le parole di Vojvoda, che a sua volta confermò le parole di Saul dette nella conferenza stampa di presentazione, e a sua volta che conferma le parole di Zapata, che quando è stato, diciamo, intervistato anche da Sky Sport, si è detto contento
della fascia di capitano è che questo gruppo deve avere comunque un obiettivo. Iniziano a essere meno i pavidi nella rosa del Toro e questo secondo me è un vantaggio. Poi è chiaro che in campo bisognerà dare diciamo seguito, no, alle parole, ma questo appunto dipenderà anche molto da fattori extracampo come il mercato, come la funzionalità della rosa che verrà messa a disposizione dell'allenatore. Non siamo neanche inizio agosto e sappiamo che purtroppo a livello di tempistiche il Toro spesso arriva molto molto lungo. Però ecco, mi sembra, se non altro, lo dico con cautela ma anche con un minimo di convinzione, che il gruppo di lavoro sia coeso e che si cerchi di remare tutti verso un obiettivo, cosa che si poteva dire anche del triennio di Juric, ma che è basilare secondo me per la buona riuscita di una stagione. Poi i metodi di Vianoli sono molto duri, molto anche molto di impatto, quindi bisognerà vedere quanto lo spogliatoio lo seguirà, però secondo me ci sono delle possibilità che con una squadra di un certo tipo anche il mister possa riuscire nel suo lavoro. Chiudo con una considerazione che non è attinente né alle parole di Vojvoda né a quelle di Ricci, ma visto che l'anno scorso si voleva far passare che la squadra era scarsa, no, per giustificare certe prestazioni vomitevoli, ditemi voi a oggi che cosa bisognerebbe dire di questa rosa, che è la stessa dell'anno scorso, con un Adams in più, quindi con qualcosina di più in attacco, ma con Buongiorno e Rodriguez in meno in difesa, qualcuno, visto che ha un fan club nutrito tra i tifosi del Toro, no, non me ovviamente, ma qualcuno potrebbe dire anche Gigi, a fronte di un solo innesto in difesa e dei buchi, soprattutto nel pacchetto arretrato, che sono evidenti. Che cosa bisogna dire di questa rosa qua? La rosa oggi è più scarsa di quella dell'anno passato, ma non si dice, già tutti puntano il mirino sull'allenatore dicendo ah, ma è tanto, cosa volete che faccia, è un neofita eccetera eccetera, e a novembre siamo già lì a parlare di chi prendere e chi non prendere. Temo che se non arriveranno i risultati, sicuramente a ottobre, novembre parleremo di questo in maniera secondo me sbagliata, perché comunque questo deve essere considerato un anno zero. Vanno gettate delle basi per quello che è un periodo che dura 3 anni, non uno. Poi se arriverà qualcosa di buono, tanto meglio, ma se Vanoni non dovesse chiudere a 50 punti, dovesse chiudere a 45, ma costruendo delle basi solide per la seconda stagione, io sinceramente, ecco, quando mi si chiede che aspettative ho, sarei già soddisfatto di questo. Ditemi come la pensate con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campana di aggiornamenti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Toro!